Dal Riano Athletic Center, buongiorno amici sportivi, con la nona giornata del campionato di Serie D, Girone F, questa è Roma City Real Monterotondo. Riconquista palla adesso il Roma City con Ascoli, poi prova ad attivarsi Sparacello che non passa di fronte all'esperienza di Pasqui, ancora Sparacello, il pallone passa, il cross nel mezzo, c'è il salvataggio provvidenziale sulla discesa convinta di Bonello. Poi Capece cerca di liberare il sinistro, il traversone, pallone affilato, c'è la deviazione, c'è il gol! E c'è il gol del Roma City che si porta in vantaggio, il tocco decisivo di Ferrante, c'era anche l'anno scorso, ha segnato il numero 6 Fabrizio Ferrante, si è fatto trovare pronto e non ha lasciato scampo a Benvenuti trovando la deviazione decisiva. Proprio Capece, pallone alto, non è male, c'è la sponda nel mezzo e arriva il gol del Roma City, c'è stata la deviazione vincente di Scognamiglio, quindi un altro difensore, ancora Scognamiglio e baci verso la tribuna, il gol del Roma City con i suoi due difensori, 2-0 raddoppio Roma City. Si butta nel mezzo Compagnone, prova adesso a dare maggiore qualità, Cuccioletta nel mezzo, il colpo di testa, non era male, centrale, para di Chiara. Traccia centrale per Napoleoni, poi Malvestuto centralmente col sinistro, bene di Chiara qui che respinge, non trattiene, non si è fidato della presa, ma ha fatto bene l'estremo difensore, efficace. È iniziato il secondo tempo di Roma City Real Monterotondo, si riparte dal risultato di 2-0, chiaramente dovrà provare a fare qualcosa in più la formazione di Polverini per aggredire la partita, pallone nel mezzo, interessante, c'è la deviazione proprio di Pasqui, conclude Pasqui, grande parata di Di Chiara qui in progressione Bonello che aveva saltato netto Meledandri costringendolo al fallo. Attenzione al tiro dalla grande distanza, molto bene ancora Di Chiara a respingere verso l'esterno. Pronto un altro cambio, sarà il turno del 2004 Cantiani fra poco, seguiamo però la battuta del corner, Gelonese sul primo palo allontana. E attenzione perché può distendersi in contropiede il Roma City, è uno contro uno. Attenzione perché viene saltato Meledandri, può andare ancora il Roma City con il solito Bonello, il pallone per Di Renzo è tutto solo Di Renzo! 3-0 del Roma City, ha segnato Di Renzo, quinto gol in campionato, grandi meriti anche per la progressione di Bonello, vanno tutti ad abbracciarlo e si è fatto trovare pronto Di Renzo, ma tre quarti di gol dei meriti vanno anche a Bonello con il Roma City che sale a quota 18 gol. Numeri realizzativi importanti perché non c'è solo Di Renzo che intanto calcia e segna improvvisamente l'errore di Benvenuti, un po' a sorpresa è arrivata la doppietta di Di Renzo, sesto gol in campionato, non ce lo aspettavamo, sbavatura evidente di Benvenuti, imperfetto, qui arriva il pokerissimo del Roma City, 5 uomini del Roma City, battuta 2, pallone forte di Meledandri, poi c'è il tentativo di piazzato velleitario di Compagnone, finisce qui, vince 4-0 il Roma City, Ferrante, Scognamiglio e la doppietta di Di Renzo ritrova la vittoria che mancava da diverso tempo con il 3-1 sul campo basso.